Salve a tutti, questo è un video serale con tanto di barba e di stanchezza, giusto per prendere spunto da un post su Instagram dove degli amici hanno parlato di come ci sia effettivamente una non totale certezza di quanto alcune molecole, alcune forme anche di molecole anabolizzanti, ad esempio il nandrolone o il trenbolone, queste molecole di tipo cosiddetto similprogestinico, siano in grado di aumentare i livelli di prolattina. Non tutti gli studi hanno evidenziato questo. E allora un passettino indietro, cerchiamo di conoscere un attimo la prolattina. Prolattina è un ormone proteico composto da 198 aminoacidi. Questa è la little prolattina, perché in effetti poi in circolo vi è anche una big e una big prolattina, forme con più aminoacidi, delle quali ancora non si sa bene essenzialmente quale sia la finalità di target a livello tessutale. Ha una conformazione simile a quella che sono altri ormoni come il lattogeno placentale e il GH, e come questi effettivamente ha un'azione che non è mirata a un singolo organo, ma a varie funzioni su vari tessuti. E un passetto appunto nuovamente indietro su quello che è la regolazione del rilascio di prolattina. Esiste a livello ipofisario, esistono le cellule così chiamate un tempo lattotrope, mammotrope, cellule secernenti la prolattina, che sono stimolate dall'ipotalamo. L'ipotalamo essenzialmente ha due distinti gruppi di neuroni di tipo aminergico, quindi che producono le amine, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, e invece un gruppo di neuroni peptidergici che secernono quindi molecole di tipo peptidico che hanno sempre un'azione sull'ipofisi. E quindi ecco, fermiamoci un attimino. Il controllo ipotalamico sull'ipofisi a livello di prolattina è essenzialmente di tipo soppressivo, quindi è più un freno che non uno stimolatorio. Abbiamo comunque molecole stimolanti e molecole inibenti il rilascio di prolattina. Fra le molecole stimolanti il rilascio di prolattina, sicuramente la serotonina. La serotonina è una molecola che stimola le cellule producenti la prolattina a attivarsi e a produrre. Invece un freno inibitorio è da parte della dopamina. La dopamina ha un effetto soppressivo. Questo spiega anche alcuni aspetti, come ad esempio i farmaci antidepressivi che aumentano la serotonina, possono dare un aumento di prolattina nel soggetto in trattamento con molecole antidepressive perché aumenta la serotonina e aumenta quindi la prolattina. Di contro, alcune sostanze di tipo dopaminergico possono inibire il rilascio di prolattina da parte della ipofisi e quindi questo spiega alcuni meccanismi terapeutici anche nei casi di iperprolattinemia. Il discorso che era nato da questo post era legato anche agli estrogeni. In effetti si è visto che gli estrogeni agiscono sulle cellule secernenti prolattina dell'ipofisi, quindi sulle cellule così chiamate un tempo lattotrope, aumentandone non solo la produttività, ma agendo anche con uno stimolo mitotico, aumentando quindi il numero di cellule ipofisarie che producono prolattina. Ecco quindi che spesso soggetto in trattamento farmacologico, per motivi sportivi o per motivi medici, che si sottopone all'utilizzo di molecole di steroidi, anche di testosterone, se il testosterone estrogenizza, quindi viene aromatizzato eccessivamente in estrogeni o molecole che hanno la capacità di essere aromatizzati in estrogeni, questi estrogeni possono agire sulle cellule lattotrope dell'ipofisi e aumentare la produzione di prolattina. Quindi non tanto le molecole similprogestiniche, quanto proprio gli estrogeni sono questi i responsabili spesso diretti e unici, non dico forse univoci, ma comunque partecipano in gran parte alla iperproduzione di prolattina. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti, visto l'orario, una buona serata e ci vediamo nel prossimo video.